Bentornati. Quando pensiamo al fiore per eccellenza, il fiore che di per sé è anche un simbolo, la regina di tutti quanti i fiori, il fiore per antonomasia. Qual è questo fiore? Ma naturalmente la rosa. Ora però, quando pensiamo a una rosa, probabilmente nella nostra mente si forma l'immagine della rosa più comune che tutti quanti conosciamo, perché magari la regaliamo. La regaliamo soprattutto alla donna, perché è alla donna che si collega storicamente questo bellissimo fiore. In quel caso, rosa damascena, ad esempio. Insomma, quelle classiche rose con molti petali che si sovrappongono. Ma l'emblema originale, primitivo, botanicamente parlando, della rosa, non è propriamente quell'esemplare, quel tipo, quel gruppo, ma bensì piuttosto una rosa che, dando poi anche il nome alla famiglia, la famiglia delle rosacee, che ci porta verso il melo, il pero, il ciliegio, il susino, il pesco. Osservate i fiori, ma possiamo anche scendere per terra, un fiore di fragola. Ebbene, tutte queste piante sono rosacee. E cos'hanno di caratteristico le rosacee? Vogliamo andare a vedere la rosa? La rosa medicinale per eccellenza. Naturalmente, lo avrete già capito. Rosa canina. Rosa canina, due parole italiane ma anche latine, che scientificamente definiscono questo arbusto bellissimo. Ora fiorito, siamo in primavera, la rosa canina è l'emblema davvero della rosa. Cinque petali e al centro quella particolare corona che vediamo dappertutto nelle rosacee, appunto come citavo prima, nei fiori di pesco, di melo e anche di mandorlo. Insomma, le rosacee. Rosa canina. E il suo nome deriva dal fatto che si è creduto per molto tempo nel passato che la rabbia trasmessa dai morsi dei cani potesse essere curata, guarita con le radici di questa pianta, rosa canina. In effetti, pensiamoci bene, anche le fruttificazioni così ricche di vitamina C, che arriveranno in autunno e matureranno in inverno e saranno morbide dopo che avranno sentito i primi freddi. Allora si potrebbero fare delle confetture, degli sciroppi ricchissimi di vitamina C, come dicevo. Ebbene, in botanica, quelli sono cinorrodi. Trasformiamo in italiano. Dal greco antico cino, cane, beh, cinofilo ce lo fa capire. Rosa, rosa del cane, rosa canina. Una pianta disinfettante delle vie alte respiratorie, mucolitica, emolliente. Aumenta le difese organiche, prepara ai cambi di stagione per quella stagione che verrà, che potrebbe essere quella invernale, e allora la cura la faremo in autunno, oppure in primavera per prepararci all'estate torrida. Presente nell'araldica come simbolo, in quella cavalleresca, ma anche in quella civica, la rosa è simbolo di virtù. Legata ieri al culto di Venere, passata poi per essere la pianta tipica di Maria, la rosa. Non sono soltanto le fruttificazioni, i cinorrodi, la parte medicinale della pianta, anche i getti primaverili, le foglioline, macerate in un alcolico, per esempio a 40 gradi, grappa, acquavite, brandy, rum, quello che volete, 40 gradi sufficiente. Più alto di gradazione non necessario, ma se avete l'alcol da liquori va bene lo stesso. Si fanno macerare per 14 giorni, come indica la tradizione, e dopo, trascorso questo periodo di tempo, si filtra e le goccioline vengono assunte mattino e sera, 30 gocce la mattina, 30 alla sera, nei casi in cui vogliamo davvero rinforzare l'organismo. Vorrei anche aggiungere, prima di salutarvi, che con il legno di rosa canina, quello preso vicino alla radice, i legni più vecchi, più consistenti, si sono realizzati tradizionalmente bellissimi manici. Manici per coltelli preziosi, rituali una volta, oggi solo danno bella mostra di sé. Sono emblemi, simboli. La rosa è anche il legno perfetto per i pennini che si usavano con il calamaio tanto tempo fa. Beh, ora vi saluto. Spero che queste poche notizie che vi ho dato sulla rosa canina siano di vostro stimolo per approfondire meglio
questo mistero bellissimo che la natura promulga attraverso tutte le sue creature. Oggi abbiamo parlato della rosa canina. A presto!